Buongiorno, buongiorno a tutti, e come di consueto, come sempre accade con le iniziative del Rotary Club, ascoltiamo Ghibli. Della Costituzione. Questo è il titolo di questo interessante incontro che questa mattina si sta tenendo presso questa splendida struttura del Cineteatro Ferrari di Sapri, organizzato dal Rotary Club Golfo di Policastro. Il tema è praticamente quello di avvicinare i giovani alla politica mediante un discorso che è stato fatto prima di questo incontro grazie alla collaborazione degli istituti scolastici, il Pisacane e il Da Vinci, che hanno fatto sì che i ragazzi delle classi quarte e quinte compilassero un questionario preparato dai docenti della Federico II di Napoli, Dipartimento di Scienze Politiche. Avrebbe dovuto essere con noi questa mattina la signora Maria Romana De Gasperi, figlia di Alcide, che è uno dei padri della Costituzione italiana, che a causa però dell'intenso periodo legato proprio a questa importante ricorrenza ha accusato problemi di salute e di conseguenza le hanno impedito di essere qui oggi. In ogni modo ci ha inviato dei saluti tramite il professor Roncati, saluti che vi leggo adesso. Cari amici, sono molto spiacente di non essere con voi oggi, purtroppo non si può sempre vincere sullo scorrere degli anni. Spero di trovare un'altra occasione per godere della bellezza della vostra terra e dell'interesse della vostra storia, della sua storia. Augurandovi buon lavoro, invio a tutti i più sentiti auguri. Caramente, Maria Romana De Gasperi.
Io prima dei saluti di rito del presidente del Rotary Club, il dottor Vincenzo Casale, voglio salutare anche i docenti dell'Università Federico II di Napoli presenti del Dipartimento di Scienze delle Politiche, ovvero i professori Massimo Franco e Gianluca Luise. E ringrazio ovviamente il sindaco della città di Sapri, il dottor Antonio Gentile. Avremo altri interventi nel corso della nostra giornata, dunque un applauso preventivo anche per il dottor Antonio Manzo, direttore della città di Salerno, che non so se ci ha già raggiunto oppure sarà per farlo, per il professor Remo Roncati, che sarà intervistato dallo stesso dottor Antonio Manzo, dal procuratore capo Vittorio Russo, presente come sempre in sala. Presidente Casale, a lei la parola. Signore e signori, sono onorato di porgervi a nome del Rotary Club Sapri Golfo di Policastro un caloroso benvenuto a questa importante giornata dedicata al tema dei giovani e la politica, in occasione del 70° anniversario della Costituzione. Saluto il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, e ringrazio tutta l'amministrazione di Sapri per il patrocinio di questa straordinaria giornata. Saluto l'illustrissimo dottor Vittorio Russo, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lago Ligro. Un saluto speciale e un ringraziamento per il lavoro che svolgono quotidianamente a tutela del territorio e dei cittadini va alle forze dell'ordine. Saluto l'Arma dei Carabinieri, il Comandante della Guardia di Finanza, il Corpo di Polizia Stradale, il Comandante della Guardia Costiera, Corpo dei Vigili del Fuoco, il Comandante dei Vigili Urbani di Sapri, il Presidente della Protezione Civile Gruppo Lucano di Scario, il Presidente della Croce Rossa, nonché il Rotariano Carmen Luisa Marotta. Saluto tutti i sindaci dei comuni limitrofi e gli amministratori locali presenti. Saluto e ringrazio Don Andrea La Regina, direttore della Caritas Italia, per avermi aiutato ad organizzare questo incontro e per avermi dato la possibilità di entrare in contatto con due splendide persone, la signora De Gasperi e il caro professor Roncalli, che saluto con enorme stima. Un saluto speciale e un sentito ringraziamento per la continua collaborazione e sostegno alle iniziative del nostro club va ai dirigenti scolastici Corrado Limoggi e Franca Pesce, per questa signora. Vi ringrazio veramente di cuore. Quando ho avuto conferma della visita della signora De Gasperi, non ho avuto dubbi su chi avrebbe dovuto intervistare una tale personalità. Una delle firme più autorevoli del giornalismo del Mezzogiorno, Antonio Manzo, che ci raggiungerà tra qualche istante, direttore della città a cui va il mio caloroso benvenuto appena arriva. Ringrazio e saluto i professori Franco Massimo e Gianluca Luise dell'Università Federico II per il significativo lavoro svolto, che vedremo tra qualche istante, sul rapporto tra i giovani e la politica. Vi assicuro, ho dato un'occhiata, vi assicuro veramente molto molto interessante. Un ringraziamento particolare lo facciamo a tutti i ragazzi presenti per il supporto, a tutti i ragazzi presenti per il supporto e le iniziative del nostro club e per aver aderito all'iniziativa odierna attraverso la compilazione dei questionari oggetto del lavoro che i due docenti dell'Università di Napoli hanno svolto. L'incontro di oggi vuole essere per i giovani uno stimolo alla partecipazione, all'impegno, al divenire soggetti attivi della vita sociale e amministrativa del nostro territorio, semplicemente perché il territorio è vostro e vi appartiene. A tal proposito voglio sottolineare l'attenzione del Rotary alle tematiche giovanili che passa anche attraverso il patrocinio del Club Interact, al quale invito ad aderire tutti i ragazzi tra i 12 e i 18 anni. Qui fuori poi troverete un banchetto con del materiale informativo se qualcuno vorrà portarlo a casa. Concludo con i saluti all'assistente del governatore Renato Olivito e a tutti i rotariani presenti. Un affettuoso abbraccio agli amici del mio club.
Voglio terminare con grande soddisfazione il nostro incontro e l'unica manifestazione inserita nel programma delle celebrazioni del 70° anniversario della Costituzione italiana curata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. E adesso, voglio dire, non potevamo avere testimonial migliore del tema della giornata, i giovani e la politica. Quindi passiamo dalle parole ai fatti e accogliamo con un applauso un giovane sindaco, nonché padrone di casa, Antonio Gentile. Buongiorno a tutti, io vi saluto, ringrazio ovviamente Rotary, saluto il signor procuratore e tutte le forze dell'ordine qui presenti e non a caso questa mattina indosso la fascia. Ci siamo visti in quest'anno molte volte durante vari eventi che abbiamo organizzato, momenti di sensibilità, di educazione alla cittadinanza, di riacquisizione e di rivendicazione di diritti, ma oggi ho deciso di indossare la fascia anche perché fra qualche giorno è il 25 aprile e tra giovani, politica, Europa c'è quel sogno che nasce, si concretizza il 25 aprile con l'inizio delle attività della forza militare anche del Comitato Nazionale di Liberazione per iniziare la liberazione dell'Italia e arriva poi al 2 giugno, il momento della fase conclusiva, il momento della rinascita dell'Italia, il momento che porterà poi alla redazione della nostra Costituzione. E non a caso della Costituzione, grazie a Rotary, oggi verrà distribuita una copia ai ragazzi, ai diciottenni, ai ragazzi presenti, per ricordare l'importanza della nostra Costituzione, della nostra Carta Costituzionale. All'interno ho cercato di riportare un messaggio breve, ma un messaggio che vi farà pensare, che vi porterà a riflettere. La Costituzione oggi, vista così, è un pezzo di carta, ma questa Costituzione si alimenta solo ed esclusivamente quando voi la difendete, quando voi la rispettate, quando la portate avanti. Ed era anche uno dei messaggi che Calamandrei nel 1955 al discorso degli studenti milanesi andava a dire. La Costituzione è una macchina, ma quella macchina funziona con il carburante. Se voi il carburante non lo inserite, la macchina non partirà mai. E allora all'interno di questa Carta Costituzionale, dove sono riportati poi i pensieri di tutte le forze politiche che erano presenti in Italia allora, all'interno della Costituzione ritroviamo Garibaldi, così come ritroviamo il pensiero mazziniano, ritroviamo Don Sturzo, i cattolici, e il loro modo di vedere la politica. Ma è fatta anche con un linguaggio semplice, ci fu proprio l'articolo 44, ecco, questo è un aneddoto sulla questione della terra, la questione agraria era una delle questioni più importanti in Italia all'epoca, ma che in Costituzione non si trovò traccia, furono i cattolici ad affrontarlo, e Fanfani proprio disse: noi dobbiamo inserire un articolo dove si parla di terra. Perché? Perché la Costituzione sarà letta anche da cittadini che non sono istruiti, cittadini che non possono rimandare ad altre notizie, quindi loro hanno bisogno di leggere all'interno della Costituzione terra, per far capire che noi stiamo creando una carta costituzionale che serve a tutto, servirà a regolare l'Italia. E allora la fascia sta a significare questo, sta a significare l'importanza della Repubblica e il rispetto dell'Italia che voi dovete avere come cittadini, che dovete sempre pensare che i diritti vanno conquistati, nessuno vi può togliere mai come giovani il diritto a sognare. Ecco, questa è anche un po' un'esperienza contro l'establishment, contro ogni indicazione, contro ogni previsione. Io mi candido a sindaco con un gruppo di amici, vinciamo le elezioni. Questo sta a significare che non nulla è scritto in politica, dovete sempre credere e credere nei vostri sogni. Non abbandonatevi a dire sono tutti uguali, non sono tutti uguali. Da una parte c'è la politica, dall'altra c'è il populismo, dall'altra c'è il qualunquismo. Noi in Italia abbiamo bisogno di politica perché solo con la politica, con la P maiuscola, si riesce a vedere il futuro, a programmare il futuro. Disinteressarsi della politica quindi significa lasciare che qualcun altro al vostro posto si occupi del vostro futuro. E
sempre per tornare anche a Calamandrei, faceva l'esempio dell'aria. Ognuno di noi respira normalmente, non sente il bisogno dell'aria, la necessità dell'aria, l'importanza dell'aria, ma quando arriva quel momento di soffocamento, allora capiamo che è vitale. E quella è la democrazia e quella è la vostra partecipazione in politica. Le ultime elezioni, poi i dati saranno esaminati, io poc'anzi parlavo con i docenti di questo, dimostrano questa disaffezione, dimostrano la vostra sfiducia nei confronti della politica, il vostro modo di dire non ci interessa. E invece quello è il messaggio che dovete imparare, perché, come concludo all'interno di quel breve messaggio, all'interno della Costituzione che vi verrà distribuita, nell'Assemblea Costituente c'erano dei ragazzi poco più giovani, poco più grandi di voi, c'era la compagna Mattei che aveva 26 anni, Andreotti, un giovanissimo Andreotti, a dimostrare che la politica è fatta di giovani, il motore siete voi, quindi in bocca al lupo, buon futuro a tutti e rispettate sempre la Costituzione. Il tema dell'incontro è proprio quello di avvicinare i ragazzi alla politica, perché voi sarete ovviamente la classe politica, classe dirigente del domani. Io, prima di entrare nel merito del questionario, sono oltre 30 domande, sono 34 se non sbaglio, è stato davvero molto molto interessante, lo andiamo ad analizzare. Io chiamo per un breve saluto e una domanda anche il dottor procuratore Vittorio Russo. Tra l'altro voglio anticiparvi che nel corso della mattinata, che sarà comunque molto frizzante, ci sarà la possibilità di fare qualche domanda, ragazzi, e io credo che sia il caso di prepararla, di pensare cosa chiedere a due docenti molto importanti sul tema e anche al sindaco, al procuratore, perché è molto molto importante che voi vi interessiate di politica. Dottore, quanto è importante secondo lei un'iniziativa del genere in cui la classe dirigente, la classe politica del domani, dunque i cittadini del domani, si apprestano a rispondere a queste domande e soprattutto a conoscere ancora di più la Costituzione, che come diceva prima il nostro sindaco corre il rischio di diventare solo un pezzo di carta e basta. Buongiorno a tutti, è un'iniziativa meritevole di sottolineatura. Purtroppo questo è un gap culturale, io credo. La nostra Costituzione è particolarmente negletta. Non credo che siano molte le persone che conoscano fino in fondo poi i principi della Costituzione, né la prima parte, che è la parte dei principi e dei valori, né la seconda parte, che delinea poi l'architettura della nostra Repubblica, del nostro Stato, della nostra democrazia. Dicevo che era un gap culturale che nasce un po' dalla scuola, con fatte le dovute eccezioni, come i dirigenti scolastici che sono stamattina qui con noi, nelle scuole superiori un insegnamento della Costituzione non esiste. Io ricordo che ai miei tempi vi era un insegnamento che si chiamava educazione civica, dove una infarinatura sulla Costituzione veniva data. Adesso non vi è traccia di un insegnamento della Costituzione, né la storia che viene insegnata evidentemente recupera poi l'importanza della Costituzione, ed è un peccato, perché io credo che la formazione di un cittadino non possa evidentemente andare disgiunta poi dalla conoscenza magari anche così generale di quelli che sono i principi poi e anche l'architettura poi del nostro sistema statuale. Io devo dire la verità, è un peccato, perché la nostra è una Costituzione che merita rispetto e che merita di essere valutata, di essere studiata. La parte dei principi, la prima parte della Costituzione è una Costituzione ancora oggi
dopo 70 anni modernissima. E quindi difendere la Costituzione significa difendere poi le ragioni più importanti, ideali ma anche pratiche poi del nostro essere comunità, del nostro essere Stato. Modificare la Costituzione in maniera improvvida è sempre un qualcosa di estremamente pericoloso, e i tentativi che sono stati fatti diciamo andavano proprio in questa direzione. La risposta dell'opinione pubblica, forse di pancia, non completamente razionalizzata, è stata quella di rifiutare una modifica diciamo della Costituzione, che rompeva quell'equilibrio di pesi e contrappesi che rappresenta poi la validità del nostro sistema statuale. Io credo che iniziative come questa, ed anche dare il testo della Costituzione ai ragazzi, ai giovani, eccetera, e consentire loro di darci pure un'occhiata così di sfuggita, sia estremamente importante. Mi permetto solo di condividere un'affermazione che è stata fatta dal sindaco, sempre attento diciamo all'organizzazione di eventi di questo di calibro importante poi in questo territorio, dove diceva che la Costituzione si legge facilmente. È vero, ma questo va a disdoro poi della produzione normativa dell'attuale classe dirigente. Le leggi la produzione normativa in genere dovrebbe sempre avere la chiarezza come stella polare, un linguaggio criptico, un linguaggio poco comprensibile sicuramente non aiuta. Se non scomodiamo Cartesio, che diceva che la conoscenza si sviluppa attraverso idee chiare e distinte, ma è un dubbio che tra i mali della nostra produzione normativa, e quindi della produzione legislativa, e quindi del lavoro del Parlamento, vi è proprio la incapacità di una formazione di norme che abbiano il pregio della chiarezza, della comprensibilità. La Costituzione, se voi lo vedete, se voi la leggete in qualunque articolo, ha una chiarezza cristallina, anche diciamo scritta in un italiano fluido, che è comprensibile anche diciamo dal non addetto ai lavori. Ecco, io credo che una norma, quale che sia, dovrebbe avere questo carattere fondamentale di essere comprensibile. La trasparenza, la comprensibilità passa anche attraverso una buona scrittura delle norme. Più le norme sono confuse, più le norme sono difficili da interpretare, più diventa complicato il lavoro di chi le deve applicare, ed anche la capacità di ricezione da parte dei destinatari. Ecco, la nostra Costituzione, tra i tanti meriti, aveva anche quello di essere scritta in maniera comprensibile da tutti, merito ovviamente di quei legislatori costituenti. Il sindaco ci ha ricordato Piero Calamandrei, che era uno dei massimi giuristi dell'epoca, ma non solo, c'era non solo Calamandrei, vi era tutto un insieme, un'intelligenza, un insieme intellettuali poi che avevano ben chiaro dove arrivare e come esporre quelle idee. Ecco, l'auspicio della politica poi deve essere proprio quello, se politica nel senso etimologico è la buona organizzazione della polis, cioè della città, è proprio quella di creare una classe dirigente che sia all'altezza delle sue delle aspettative. Ecco, se non si ha questa capacità di interpretare il domani, difficilmente si può
si può incidere poi sulla realtà, e quindi anche la politica diventa piccolo cabotaggio e non capacità di grande strategia. Un ritorno alla Costituzione io credo che sia importante per tutti, per i giovani e diciamolo pure per i meno giovani. Non possiamo prescindere dalla Carta Costituzionale, non possiamo prescindere da quei principi e da quei valori che innervano la nostra comunità, che innervano la nostra società e che sono ancora oggi attualissimi. Ben vengano iniziative come queste che ci ricordano quanto importante sia il ricordo della Costituzione e quanto bisogna fare per rendere sempre più viva e conosciuta la nostra Costituzione. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie per il suo intervento, dottor Procuratore Antonio Russo. Allora entriamo nel tema di quello che è il nostro incontro. Come dicevo, ci sono i professori Franco Massimo e Gianluca Luise del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Federico II di Napoli, che hanno sottoposto un po' tutti voi a questo questionario. Avete risposto a questo questionario, sì? Lo avete trovato interessante? Bene, hanno analizzato i vostri voti, un po' come succede nei talent show, no? Nei reality. Adesso noi andiamo a discutere un po' su che cosa è venuto fuori, cosa è emerso da queste 34 domande. Allora, io comincio con il professor Franco Massimo, dopodiché Massimo Franco, vabbè, con due nomi poi è difficile trovare qual è quello interessante. Comunque, dopodiché continueremo nel corso della nostra giornata e avremo tantissimi incontri e tantissime cose interessanti. Prego. Prego. Sì, invito, no, può andare. Ho delle slide che adesso ovviamente vedrete qui sulla nostra testa. Allora, buongiorno a tutti. Intanto consentitemi di anche esprimere un affettuoso saluto alle autorità istituzionali rotariane presenti, gli studenti, i docenti. Oggi qui sono, nella tripla veste di professore universitario, di rotariano, ma soprattutto anche di cittadino, mi sento adottivo, del Golfo di Policastro. Ricordo quando da ragazzino venivo qui nel periodo estivo al cinema Ferrari, si apriva il tetto del teatro, e l'emozione di ritornare in questo teatro ripreso è veramente importante. Saluto i numerosi amici che sono presenti nel pubblico, vedo il preside Di Fano, vedo il governatore Fasano, tanti amici, il procuratore Russo, e li saluto veramente affettuosamente. Vi racconto un piccolo aneddoto prima di partire con la presentazione dei dati. Gli amici del Golfo di Policastro mi hanno telefonato il 10 febbraio dicendo: noi abbiamo organizzato questa cosa e devo dire che mi hanno proposto di organizzare questa squadra, perché siamo presenti io e il professor Luise, che ringrazio di essere qui insieme a me, ma a questo lavoro hanno lavorato un gruppo numeroso di colleghi ricercatori e docenti del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Federico II. E vi dicevo 10 febbraio, per cui dico: ma i tempi sono strettissimi, come facciamo per il 21 aprile? Poi abbiamo riflettuto un attimino, ci siamo confrontati e devo dire, grazie anche alle nuove tecnologie, che tanto a volte vituperiamo, devo dire, abbiamo velocemente impostato, anche facendo una attenta analisi dell'esistente, delle ricerche che erano presenti, e abbiamo impostato questo questionario, realizzato peraltro e proposto su internet. I giovani studenti hanno compilato in remoto, in maniera anonima, il questionario. Si tratta di una ricerca di tipo quantitativo e devo dire che il tipo di approccio che abbiamo dato è quello di far compilare appunto ai giovani delle quarte e delle quinte degli istituti del Golfo di Policastro questo questionario. Cioè, le sfide ci piacciono e quindi l'attenzione che abbiamo dato a questo lavoro è veramente importante.
perché vi dicevo che i temi affrontati sono numerosi, vi ne elenco solo velocemente, poi dopo analizzeremo punto per punto le parti del questionario. Le caratteristiche intanto del campione, perché c'è un problema, come dire, di classificare poi quelle che sono tutti i diversi risultati, l'interesse per la politica, l'esperienza di voto, vedremo che trattandosi di studenti delle quarte e delle quinte c'è una parte di studenti che aveva già votato, una parte che ha votato, perché noi abbiamo somministrato il questionario all'indomani delle elezioni politiche, vedete che il periodo di riferimento di rilevazione è dal 5 al 25 marzo. Poi successivamente abbiamo avuto anche altre adesioni, anche altri sono stati anche compilati altri questionari, ma il campione a cui facciamo riferimento è quello che è stato che fa riferimento al periodo 5-25 marzo. L'adesione ai partiti politici, il concetto di destra e di sinistra, vedremo che è un tema abbastanza interessante da affrontare, il sistema elettorale, il governo e l'opposizione, con chi parlano i giovani di politica, altro tema che abbiamo voluto affrontare. La partecipazione, la fiducia nelle istituzioni a tutti i livelli, e anche qui emerge un dato, vedremo, abbastanza che deve far pensare. L'Europa, altro tema caldo e importante. Oggi presentiamo i primi risultati, sono i primi risultati perché è veramente una miniera di dati importante e che si presta a numerose chiavi di lettura, anzi vi invito a riflettere. Via via che scorreremo le slide possono emergere appunto riflessioni di diverso tipo e natura. Quali saranno i passi successivi? Intanto un'analisi di dettaglio sui sottinsieme rappresentativi dei diversi campioni. Un altro, ne parlavamo con il sindaco, un'idea anche di collegare questi dati alla dinamica del voto che si è sviluppata nel Golfo di Policastro, che il campione di riferimento, sarebbe interessante fare un incrocio con quella che è stata l'espressione di voto, ma non abbiamo fatto visto i tempi che non abbiamo ancora fatto, però voi nella vostra testa potrete sicuramente farla analizzando i dati. E una parte importante, ne parlavamo anche con gli amici rotariani, è quella di un'analisi con altre realtà, perché sarebbe importante fare un confronto con altre realtà, perché l'analisi è limitata, come vedremo, al Golfo di Policastro, quindi ai giovani del Golfo di Policastro. Per venire subito un po' ai riferimenti, il campione fa riferimento a 115 intervistati, vi dicevo, studenti del quarto e delle quinte, il periodo di rilevazione è stato dal 5 al 25 marzo, vedete in questa prima slide c'è una divisione per genere e quindi il 62% sono appunto maschi e il 37,4% invece donne. Devo dirvi che il campione al 25 marzo era leggermente più ampio, essendo una indagine blind, come quindi anonima, come viene definita, c'è stato qualche contempone, c'è sempre che invece si è classificato come novantenne, quindi abbiamo ripulito un po' il campione, quindi il campione puro, e vedete che il campione grosso modo si concentra su quelle che sono appunto le classi, diciamo, principalmente di 17enni e 18enni, che sono sostanzialmente il 42 e il 38%, provenienti dalle diverse aree, vedete, del Golfo di Policastro, c'è una grossa presenza del comune di Sapri, del comune di Bonati, ma anche Santa Marina, Rocca Gloriosa, Caselle in Pittari, anche Maratea, insomma un po' le diverse provenienze. Per quello che riguarda l'esperienza di voto, una delle domande che abbiamo fatto e che vedete un po' propedeutica alle analisi che andremo a sviluppare, e nelle tue esperienze passate a più livelli sapresti dirmi quando hai deciso con chiarezza per chi votare, e vedete che il 50,4%, ma anche strettamente collegato alla fascia d'età, sostanzialmente non ha ancora mai votato, e quindi stiamo parlando del 5, quindi è una percezione sul rapporto tra la politica, quindi quasi il 50%, infatti questo è un importante sottoinsieme da analizzare. Ma alla domanda appunto quando
hai deciso per chi votare, poi lo riprenderemo. Sostanzialmente c'è un 16% che dice molto prima, un 15,7 qualche settimana prima, una piccola fascia nell'ultima settimana e soprattutto, diciamo, la parte importante, ma ripeto, lo riprenderemo nella seconda parte, non ha ancora votato, e questo è molto interessante per una serie di successive analisi. Ecco, un'altra domanda che è stata posta al campione è: ti interessi di politica? E questo, diciamo, è anche qui un tema che riprenderemo più avanti, ma ve lo anticipo perché è una delle prime domande. E il 46,1% dice poco, mentre solo il 7% molto, il 34,8% abbastanza e il 12,2% per niente. Questo dato va collegato a se iscritto, se è stato iscritto in passato a un partito politico, dove sostanzialmente il 96,5% mai iscritto, quindi non ha un'esperienza di politica, diciamo, attiva, vissuta con un partito. Altro aspetto che è stato analizzato è stato chiesto: c'è un partito politico, questo è molto interessante, lo vedremo dopo e vi invito anche a riflettere su questa domanda collegandola alle successive. C'è un partito politico al quale ti senti più vicino rispetto agli altri? C'è il 51,3% che dice sì. Quindi quasi, cioè non mi interesso di politica, però il 51%, quindi uno su due degli intervistati dice sì, mi sento più vicino a un altro partito, partito, movimento, non so, poi bisogna, diciamo, diciamo, capire un attimino questo tipo di... se si va ad analizzare il partito politico di riferimento, questo stesso dato, che questo è per l'intero campione, ve lo faccio vedere però meglio nella slide successiva, questa analisi l'abbiamo, questo per farvi capire anche le potenzialità di questo lavoro, l'abbiamo fatta al sottinsieme non ancora votato, cioè a quel 50% che non aveva votato, quindi probabilmente sui 17enni, quella fascia di più che ancora non ha fatto un'esperienza di voto. E guardate come cambia il dato, nel senso, partito politico di riferimento, il raffronto tra il totale campione e il sottinsieme non ancora votato, quello in blu sostanzialmente sono quelli che ancora non hanno votato, e quindi il dato non so aumenta al 27%, e come aumenta anche il no, e si riduce sostanzialmente il sì. La domanda, io penso questa è una delle domande chiave, deve anche far riflettere, ne parlavamo prima con il sindaco Gentile. C'era questa domanda sulla quale abbiamo riflettuto molto con il professor Luise, sul quale ritornerà anche lui, perché il professor Luise peraltro è un collega che insegna storia delle istituzioni politiche, quindi diciamo le due componenti, io insegno organizzazione aziendale, per riprendere la riflessione che faceva il procuratore Russo, l'organizzazione della polis, quindi abbiamo messo le due competenze insieme, la competenza organizzativa e la competenza delle scienze politiche, anche se appunto insegniamo tutte e due le scienze politiche. Quando si parla di politica spesso si usano le parole destra e sinistra. Pensando alle tue opinioni politiche, ti definiresti di, c'era la possibilità di rispondere, di destra, di centrodestra, centro, centrosinistra, sinistra, non mi riconosco in questa definizione. Guardate, il dato non mi riconosco in questa definizione, sono praticamente il 40,9%, quindi, come dire, la destra e la sinistra, che è una visione che mi permette di dire chi è, diciamo, più avanti con gli anni considera, i giovani non la considerano. Poi chiaramente c'è un 8,7% che si considera di sinistra, un 8,7% di centrosinistra, di centro il 13,9%, di centrodestra il 10,4% e di destra il 17,4%. È chiaro, noi in tutto questo poi non so come siamo organizzati, perché di questo abbiamo prodotto un report che sarà, vedremo di rendere disponibile sia in via telematica, non so se poi verrà distribuito, non so come funziona poi. Amici del Club Rotary vi daranno l'indicazione, però tutti i dati con un commento sono stati, li abbiamo diciamo prodotti per una riflessione più attenta.
Se andiamo a vedere il sottocampione sempre della percezione, cioè quelli che ancora non hanno votato, il dato del non mi riconosco in questa definizione aumenta ulteriormente, cioè passa al 52%, più di uno su due non si riconosce. Quindi ve lo affronto di nuovo, vedete che il dato raffronto totale campione sotto insieme, mentre il totale del campione era il 40,9% che non si riconosceva nella definizione di destra e di sinistra, se analizziamo il sottocampione, diciamo, di coloro che percepisce, questo è interessante anche da confrontare con i giudici, mentre di sinistra scende dall'8,7 al 5,2, di centro-sinistra dall'8,7 al 6,9, di centro dal 13,9 al 10,3, sempre il sottocampione di coloro che ancora non hanno votato. Sostanzialmente il centrodestra resta stabile e diminuisce un po' per quelli che si ritengono di destra. Un'altra domanda che abbiamo fatto è quella sul sistema elettorale. Nella tua opinione, sulla scheda elettorale preferiresti scegliere tra i tanti partiti o tra due o tre grandi partiti? Sostanzialmente, diciamo, il sistema proporzionale o maggioritario, era questo il concetto della domanda. E vedete che anche da questa analisi emerge che il 12%, cioè tanti partiti proporzionali, viene visto da una fetta assolutamente minoritaria, mentre il grosso, appunto il 36,5%, da due grandi partiti, il 19,1% più partiti ma al massimo 3, e il 32% dice non saprei, probabilmente mi rendo conto potrebbe non avere conoscenza anche questo, magari sarebbe interessante capirlo e diciamo chiederlo agli studenti, diciamo, questo 32%, se non saprei per una mancanza, come dire, di conoscenza dei meccanismi tecnici del sistema elettorale o legato ad altri motivi. Anche qui, se facciamo il raffronto, questo ve l'abbiamo dato un po' come metodo, no? E così potremmo fare, diciamo, dicevo, questa è una prima elaborazione, perché chiaramente queste analisi potrebbero essere fatte poi per sottinsieme, se c'è una differenza tra maschio e femmina, se c'è una differenza per età, se c'è una differenza per provenienza. Quindi chiaramente questa è una miniera di dati che si presta a successive interpretazioni. Resta abbastanza stabile, anche se voglio dire, c'è quello che si nota, i due grandi partiti, cioè il passaggio nel sottocampione di quelli che ancora non hanno votato, si riduce quello di, diciamo, il modello maggioritario a favore sostanzialmente del non saprei, il 36,2%, e del diciamo di quello che potrebbe essere, si riduce anche quello che il dato dei tanti partiti, cioè del proporzionale. A questo punto lascerei, diciamo, la successiva analisi al collega Gianluca Luise. Io ovviamente prima di tutto mi associo ai ringraziamenti per l'invito e soprattutto al professor Franco per avermi coinvolto in questa ricerca che insiste su un tema che, come dire, definire delicato è poco, perché anche in base a quelli che sono i risultati che adesso vi faremo vedere, quando si parla di giovani in politica, come dire, si affronta un argomento che di solito è particolarmente sconfortante, soprattutto per chi crede nei giovani e per chi crede nella politica. Molto spesso sono due aspetti che sembrano non riuscire mai a sovrapporsi. Quello che emerge dai dati che adesso vi faremo vedere sono degli aspetti, emergono degli aspetti particolarmente sconfortanti, come dicevo. Quindi per questo vi faremo vedere le slide, poi credo siano cose sulle quali riflettere anche assieme. Il dato molto spesso ci dà un'indicazione che però dobbiamo poi andare ad approfondire, a comprendere. Diceva il professore Franco in chiusura, se riflettiamo sul sistema elettorale, cioè sulla domanda che noi abbiamo fatto relativamente al sistema elettorale, i giovani sono stanchi, o almeno si dimostrano stanchi, di un sistema pluripartitico. Vogliono, preferirebbero un sistema di due, massimo tre partiti, ma diciamo rifiutano il sistema multipartitico.
come dire, in pratica rifiutano la nostra storia istituzionale fino a questo momento, perché noi siamo cresciuti, diciamo, il nostro sistema istituzionale è cresciuto con un sistema multipartitico. Questo è ancora più vero quando andiamo ad analizzare la slide successiva, quella su governo e opposizione. Qui emerge un dato che deve farci riflettere subito, ma che probabilmente contiene in sé già una parziale risposta. Perché per il 55,7% degli intervistati governo e opposizione dovrebbero accordarsi sui problemi più importanti. Questo vuol dire che non soltanto rifiutano, come dire, la logica della responsabilità politica, chi governa prende le decisioni e poi viene sottoposto ad una valutazione dei propri elettori e sa se ha fatto bene o se ha fatto male. In realtà quello che emerge è una iniziale necessità, un'iniziale richiesta da parte dei nostri giovani che qualcosa si faccia, che la politica realizzi degli obiettivi. I giovani sono stanchi di promesse, sono stanchi di obiettivi che vengono utilizzati molto spesso come slogan, poi dopo rifletteremo anche sulla comunicazione politica, che vengono utilizzati come slogan in campagna elettorale, ma che poi pressoché sempre finiscono nel dimenticatoio, cioè sono obiettivi che non vengono realizzati. Più che produrre un vincitore, il nostro sistema politico, secondo questi giovani, deve produrre una politica capace di fare le cose. E questo è un primo ragionamento che dobbiamo fare quando parliamo di giovani, perché quando ragioniamo su queste tematiche noi tendiamo a definire i giovani apolitici, cioè completamente disinteressati alla politica. In realtà il risultato che emerge da questa ricerca, da questo sondaggio, è quello di una classe di giovani, di una classe sociale che in realtà non è per nulla apolitica. Forse la possiamo definire post-partitica, questo sì, ma è un altro discorso, nel senso che non accetta le tradizionali manifestazioni politiche, i tradizionali attori politici che hanno contraddistinto la nostra storia istituzionale. Quindi una politica che debba realizzare, non a caso, diciamo, preparando questo, ragionando su queste, sui risultati di questo sondaggio, sapendo che ci sarebbe stata come ospite la figlia di Alcide De Gasperi, non poteva non ritornarmi in mente che a Milano nel 1949 De Gasperi, durante un convegno pubblico, disse una cosa molto semplice, ma che spesso dimentichiamo, che è la politica vuol dire realizzare, cioè vuol dire fare le cose, non promettere, ma farle le cose. E De Gasperi lo diceva nel 1949. Quindi, primo campanello d'allarme da tenere presente. E ovviamente questo si vede anche nella slide successiva, quando siamo andati a scomporre e a portare queste osservazioni sul sottoinsieme non ancora votato. Anche qui, anche per chi non ha mai partecipato, l'accordo sui problemi più importanti delle principali forze politiche è vista come un'emergenza, come una necessità fondamentale per i nostri giovani. Ma allora i nostri giovani, se non sono apolitici, si interessano di politica? Sì, si interessano di politica. Dove nasce la loro socializzazione politica? Questo è un altro dato che, sul quale con il professor Franco ci siamo e con il gruppo di ricerca che si è occupato di ragionare su questo sondaggio, abbiamo ragionato molto. Perché? Perché emerge che il principale, diciamo, luogo di socializzazione politica è quello composto dalla famiglia, quindi i genitori, ma poi soprattutto i compagni di scuola, gli amici, così come gli insegnanti. Ok? Quindi, come dire, una socializzazione politica anche un po' diversa rispetto a quella alla quale noi siamo stati forse abituati. Oggi, non lo dico io, ma ormai è certificato a numerose ricerche, i giovani non leggono più i libri, non leggono più i giornali, hanno altri strumenti di informazione, manca la mediazione, l'intermediazione del dibattito, del confronto su determinate
tematiche, molto spesso queste forme di socializzazione prevedono o una, come dire, una trasmissione di determinati valori a cascata. La famiglia, la mia famiglia è radicata in un determinato contesto ideologico, se ancora possiamo dire così, a cascata, diciamo, mi trasmette determinati valori. Oppure i miei amici, parlando tra gli amici, mi confronto con essi su quelle che possono essere le tematiche. Certo, dobbiamo poi capire da dove proviene l'informazione. Il dibattito che ormai è quotidiano sulle cosiddette fake news sui social media ovviamente rientra in questo aspetto, cioè di cosa parlano e con quale approfondimento parlano i giovani di politica. Molto spesso non c'è un vero approfondimento. Prima il procuratore giustamente segnalava come per anni è stato fondamentale l'insegnamento di educazione civica, proprio per trasmettere anche dei contenuti e dei ragionamenti ai giovani in un sistema scolastico che va sempre più verso la specializzazione e quindi sempre meno sulla cultura generale e quindi ampia. Ovviamente il fatto che non ci siano dei luoghi di dibattito e di confronto guidato su temi molto più ampi priva i nostri giovani di una preparazione anche alla riflessione su determinati atteggiamenti. Certo è, quando si diceva i giovani non fanno più educazione civica, è pur vero che nemmeno la nostra classe politica fa più scuola di politica e di partito come si faceva una volta e non ha la preparazione forse che hanno avuto altri politici o meglio statisti del passato. Quindi voglio dire, forse il livello si è abbassato un po' a, diciamo, sia per chi fa politica che per chi alla politica dovrebbe partecipare o comunque dovrebbe farla. Partecipazione, appunto, altra sezione della nostra ricerca, e qui cominciano, come dire, quei dati ancora più sconfortanti. Partecipazione, abbiamo chiesto, partecipate ad associazioni, ad attività in associazioni di volontariato, 74,8% ci ha detto mai. Quindi non si interessano, come dire, dei problemi anche molto spesso più vicini ad essi o ad altri vicini. Il 13,9% ci ha detto una volta l'anno, il 9,6% ci ha detto due o tre volte l'anno, pochissimi ci hanno detto tutti i mesi, tutte le settimane nessuno, quindi una grandissima parte non partecipa ad attività in associazioni di volontariato. Associazioni culturali. Cambia? Beh, si riduce un po', nel senso che rimaniamo sempre nello sconforto che i nostri giovani non partecipano, non partecipano, intendiamoci, voglio essere chiaro su una cosa, qui non sono loro sotto accusa, qui siamo noi sotto accusa, nel senso che se parliamo di partecipazione alle associazioni di volontariato o associazioni culturali, dobbiamo essere noi, o meglio la classe politica, ad avere un'offerta adeguata a quello che può interessare un giovane. Prima c'è stato un invito a partecipare, diciamo, delle attività del Rotary, e quello è il senso giusto. Ovviamente bisogna proporgli delle attività che possono essere di loro interesse, dove magari farli entrare per la partecipazione in un certo modo, ma soprattutto poi motivarli a rimanere e ad arricchirsi dalla partecipazione. Perché poi, quando andiamo invece su altre forme di partecipazione, come quelle ad associazioni sportive e ricreative, i centri di aggregazione riusciamo ad ottenerli, perché il mai si riduce al 38%, ma chi tra una volta l'anno, due o tre volte l'anno, tutti i mesi, rappresenta invece in questo caso la maggioranza. Allora dobbiamo capire che se vogliamo aiutare i giovani ad avvicinarsi alla politica, dobbiamo aiutare noi stessi a capire come avvicinarci ai giovani. Perché altrimenti poi ritorniamo al fatto che i giovani non partecipano alle attività collegate ai problemi del quartiere e della città. Noi dobbiamo partire da un presupposto che purtroppo per noi ormai diamo per scontato. I giovani non si
fidano, non hanno fiducia nella politica. Per i giovani la politica è un qualcosa che non serve, che crea problemi, o meglio, che non li risolve i problemi. Quindi dobbiamo imparare a riconquistare la fiducia dei giovani, perché questa fiducia nella partecipazione alla politica si riflette poi nella fiducia nelle istituzioni, e qui i dati sono da definire semplicemente drammatici. Fiducia del Presidente della Repubblica: tra poca e nessuna superiamo il 70%, cioè stiamo parlando della carica più importante della nostra Costituzione, appunto, ma soprattutto della carica di garanzia, cioè il Presidente della Repubblica per definizione è l'organo di garanzia che deve far rispettare le regole, che i nostri giovani non hanno alcuna fiducia nelle istituzioni a partire da quella del più alta in grado, per intenderci. Amministrazione del tuo comune di residenza? Ne hai fiducia? Ancora qui la sfiducia è altissima. Certo, ci sono evidentemente delle buone esperienze di amministrazione, perché c'è un 24,3% che dice sì, ne ho molta, e un 7,8% che dice moltissima. Quindi vuol dire, per richiamare quanto dicevo in precedenza, che quando poi le cose si fanno e si realizzano, questo distacco, questo divario tra giovani e politica e classe politica tende ad assottigliarsi notevolmente. E per quanto riguarda invece la regione di residenza, ancora 56,5 poca fiducia, ma 19,1 nessuna fiducia, 21,7 molta, moltissima sono in pochi. Quindi vedete, una sfiducia totale nelle istituzioni, per non parlare poi addirittura, e qui veniamo poi al dato sul quale diciamo anche il professore Franco cominciava a ragionare in precedenza, e che diciamo dei partiti politici nazionali: 59,1% poca, 34,8% nessuna, non hanno fiducia nei partiti politici, ma non, come dire, nel funzionamento dei partiti politici, proprio nella logica stessa dei partiti politici. Non riescono a percepire l'utilità di un partito politico, a cosa serve. Questo ovviamente non ci deve sfuggire. Noi abbiamo ragionato quando abbiamo deciso di aprire la raccolta dei dati, abbiamo pensato di farlo dopo le elezioni politiche del 4 di marzo, non a caso le abbiamo aperte il 5 di marzo, perché in nessun modo volevamo, come dire, intervenire per quanti avessero votato a quelle elezioni sull'esito. Ma i dati di quelle elezioni ci hanno detto una cosa precisa: i giovani hanno partecipato anche in gran numero, ma hanno partecipato prevalentemente in una determinata direzione, che è proprio in linea con quanto stiamo dicendo, cioè di sfiducia nei partiti politici tradizionali e ad apertura verso altre forme di rappresentanza di interessi differenti. Stesso discorso sulle istituzioni europee: anche l'Europa, in quanto attore istituzionale, è percepita con distacco, perché siamo ancora al 46,1 di poca e al 27 di nessuna. Ma ancora una volta però il dato ci dice, se lo andiamo a scomporre e analizzare meglio, che quando parliamo però di sentirsi invece di importanza dell'Europa, e quindi di come si partecipa poi alla politica, e quindi il sentimento di cittadinanza, beh, qui, come dire, le cose un po' migliorano, perché abbastanza giovani si sentono cittadini dell'Unione Europea, 47,8, 14,8 molto, poco per niente siamo attorno al 36-37%, okay? Però vedete, sono due dati completamente differenti.
sfiducia nelle istituzioni, ma percezione del concetto di cittadinanza europea. Perché questa percezione? Non a caso la domanda successiva che abbiamo inserito è quella sulla conoscenza del programma Erasmus, che per il 72% è chiaramente un programma di mobilità studentesca. Beh, come dire, noi qui abbiamo voluto inserire una domanda che aveva un criterio di ricerca preciso per quelli che sono i nostri studi, perché il programma Erasmus, che è uno dei programmi maggiormente finanziati dall'Unione Europea, è uno di quei programmi che è stato così largamente e generosamente finanziato dall'Unione Europea, è l'unico, per intenderci, che nella fase di programmazione 2014-2020, cioè quella stabilita in piena crisi economica, è stato l'unico programma ad essere finanziato più della programmazione precedente, proprio perché è per l'Unione Europea il programma che serve a creare cittadinanza europea. Perché i giovani che partecipano all'Erasmus partono come cittadini dei loro comuni, ma tornano arricchiti di un sentimento di cittadinanza europea, perché entrano in contatto con tanti altri giovani europei e sviluppano questo sentimento. Un sentimento che poi porta a considerare anche l'Europa in quanto tale. Però vedete, qui il dato ci riporta un attimo alla realtà. A tuo giudizio, alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo sono protagonisti del dibattito politico elettorale? Beh, per il 50,4% tematiche di interesse europeo, per il 33% non saprei, e soltanto per il 16,5% tematiche di interesse nazionale. In realtà questa è una percezione basata sul fatto di non aver partecipato a questo tipo di elezioni. Perché avessero partecipato saprebbero bene che purtroppo nel nostro paese molto spesso le elezioni europee sono uno strumento di voto, diciamo, di valutazione dell'operato del governo nazionale, e molto spesso le tematiche che vengono affrontate durante quelle campagne elettorali sono delle tematiche nazionali e non europee. Vorrebbero un partito europeo da scegliere sulla base della conoscenza di quello che è il programma politico di questo partito. Quindi, come vedete, una sfiducia nell'Europa istituzionale, ma una maggiore apertura a quelle che sono le possibilità offerte dalle politiche europee realizzate o dalla struttura politica più generale dell'Unione Europea stessa. Ultima slide. Che ovviamente porta ad avere delle posizioni anche, in base a quanto vi dicevo, sul contenuto di queste politiche europee. Perché quando gli abbiamo chiesto cosa pensassero dell'euro, ritorniamo, come dire, a quei valori ai quali ci riferivamo in precedenza. Per il 29,6% l'euro è una moneta che ha dato stabilità a livello generale dei prezzi, ma molti, il 31%, non ha un'idea su cosa è l'euro, paradossalmente, perché lo abbiamo tutti in tasca quando lo abbiamo, e per il 39,1% bisogna promuovere un referendum per uscire dalla moneta unica. Mi pare che questa era anche una proposta politica, diciamo, è una proposta politica poi sparita, diciamo, poi non tornerà, questo non lo sappiamo, però sono quelle proposte politiche che, vuol dire, che creano aspettative o che creano o che ci danno, diciamo così, senza voler essere troppo netti, ci danno il segnale del fatto che determinate forme di comunicazione politica influenzano notevolmente i giovani. Allora, quello che dicevamo in precedenza sul fatto che i partiti politici tradizionali non possono e non debbano piangere troppo su se stessi, ma debbano rimboccarsi le maniche per andare incontro ai nostri giovani. Noi ci aspettiamo che i giovani vadano incontro alla politica, a mio modo di vedere rischiamo di perdere delle opportunità. Anche perché, questa è un'altra riflessione che facevamo, la crisi economica ha semplificato notevolmente quella che noi stiamo vivendo e che i nostri giovani vivono ancora di più. La crisi economica ha semplificato notevolmente il ruolo della politica nella garanzia di un lavoro, cioè la politica deve produrre un sistema che aiuti l'inserimento lavorativo dei giovani.
Se la politica non riesce a fare questo, la politica è fallimentare. Il lavoro non è più, diciamo, come dire, uno strumento, ma è un obiettivo. Non è uno strumento che aiuta a vivere, ma ormai sta diventando l'unico obiettivo. Cioè io vivo se ho un lavoro. E questo per le nostre generazioni, per le nuove generazioni, è paradossale. Ovviamente una politica che non riesce a garantire lavoro è una politica che è fallimentare. Allora ci sono altri strumenti, ci sono altre promesse che magari mi attirano di più la sensibilità dei nostri giovani. Chiudo con un'altra citazione di De Gasperi, che aiuta a riassumere quello che abbiamo provato a trasmettervi. Diceva De Gasperi, riprendendo in realtà una citazione di uno statista americano, diceva: un politico guarda alle prossime elezioni, uno statista alla prossima generazione. Il nostro paese ha bisogno di meno politici e più statisti. Grazie. Molto molto interessante il dato, ovviamente ci serve un po' di tempo per analizzare per bene tutti questi dati che sono praticamente scaturiti da quelle che sono state le vostre risposte ai sondaggi. Di conseguenza io credo che sia arrivato anche il momento di sentire il parere, di avere anche un saluto dei due dirigenti scolastici che si sono prestati dunque a permettere a voi stessi di fare questo sondaggio, grazie al Rotary Club e grazie ovviamente all'Università Federico II. Intanto vi dato un applauso per il dottor Antonio Manzo che ci ha raggiunto, il direttore della città di Salerno, che successivamente nella seconda parte intervisterà anche il professor Remo Roncati. Chi meglio di lui ha parlato di De Gasperi, dunque sicuramente ci toglierà tantissime curiosità. Io chiedo al professore, al dirigente scolastico, il professor Corrado Limongi del Da Vinci, di salire sul palco e di fare un saluto, una piccola riflessione anche su quello che è stato questo questionario, questo momento. Sì, grazie. Io ringrazio il presidente del Rotary, Vincenzo Casale, perché ha organizzato veramente qualcosa di nuovo, assolutamente, rispetto a quello che si fa appunto per i giovani, cioè qualcosa che parte direttamente da loro e che ci dà la possibilità di analizzare quello che è il loro mondo. Interessantissima la ricerca, ci sarebbero molte cose da dire, però io ovviamente vado veloce perché voglio dare la parola, voglio lasciare anche spazio alla collega. Dico questo, è chiaro che ci sono alcune domande che presuppongono una formazione politica, per esempio la domanda sui sistemi elettorali. È chiaro che la domanda se preferisce o meno che i partiti si presentino, insomma, in tante forme, oppure se ci siano coalizioni molto più semplici, è chiaro che quella è una domanda alla quale i ragazzi, se non hanno una formazione anche tecnica, anche elettorale, è una domanda sulla quale è difficile poter avere una risposta compiuta. Un'altra cosa, ecco, mi ha colpito la domanda, la risposta dei ragazzi la promozione di un governo in cui ci siano governi e opposizioni insieme, no? È un po' strana questa risposta. Dietro, secondo me, c'è più che una risposta di tipo politico, una risposta di tipo generazionale della condizione di insicurezza dei giovani. Vale a dire, mettetevi insieme e fate delle cose perché noi ci sentiamo un po'. Sì, facile, perché il nostro futuro lo vediamo incerto. Quindi la vedo più una risposta di tipo esistenziale, psicologica, no? Del gruppo, appunto, della generazione attuale, che non una risposta tecnica di tipo politico. Almeno questa è la mia opinione. Ancora sull'Europa, ecco, ci colpisce questa dimensione così ampia, no? Dei giovani nei confronti dell'Europa. Anche lì credo che vada letto in due modi, almeno questa è la mia opinione. Intanto è chiaro che quando si chiede ai ragazzi se ti senti cittadino europeo, per loro la dizione cittadino europeo significa libertà, andare in Europa, viaggiare.
Allora è chiaro che è una dimensione che incrocia quella che è anche il loro status generazionale, il loro status attuale, no? Di diciottenni, no? Che guardano al futuro. Però è anche un giudizio sull'Italia, ovviamente, perché se tu hai questa grande apertura nei confronti dell'Europa è che probabilmente te ne vuoi anche scappare dall'Italia, quindi è anche inconsapevolmente è anche un giudizio sul loro rapporto, no? Con la società italiana, con quello come vedono il loro futuro. E in ultimo vorrei anche dire che, per esempio, mi ha colpito che non c'è alcuna, forse mi è sfuggito, non c'è una domanda per esempio sul rapporto tra i social e la politica, cioè quanto i social influiscano sul loro modo di rapportarsi alla politica, perché credo che questo sia anche un dato non irrilevante. In ultimo, dobbiamo tener conto, questo lo dico ai ricercatori, dobbiamo tener conto di quelli che sono gli attuali processi di apprendimento dei ragazzi, cioè i ragazzi come apprendono oggi le cose. Non le apprendono in maniera lineare, non le apprendono in maniera tradizionale. Oggi i ragazzi apprendono le cose, il loro aspetto cognitivo è il multitasking, per cui è chiaro che anche nel rapportarsi alla politica non si utilizzano questo linguaggio. Comunque io vi ringrazio veramente, non mi voglio dilungare perché ci sarebbero tante altre cose, sarebbe interessante, però dico questo, questi dati ci servono. Servono a noi come scuola perché li vogliamo discutere con i ragazzi, e dico a Vincenzo Casale che questo incontro ha bisogno sicuramente di un nuovo incontro in cui i ragazzi potranno, dopo aver analizzato i dati, potranno dare anche il loro contributo. Grazie. Grazie al dirigente Rinaldi, tra l'altro mi permetto di aggiungere anche una cosa, pure attuale, il discorso sui social politica, dopo tutto quello che è successo in Inghilterra, in America, con Facebook che ha un po' rubato qualche dato. Infatti voi che state sempre sui social in questi giorni state ricevendo anche il messaggio di cui dovete accettare nuovamente la privacy, non so se l'avete accettato, un consiglio, leggete per bene quello che vi mandano e non cliccate subito ok, perché sennò altrimenti poi fra qualche periodo potrebbe rivelarsi di nuovo un caso come quello che è successo nei mesi scorsi. Professoressa Franca Principe, dirigente scolastica dell'Istituto di Istruzione dell'Istituto Carlo Pisacà. Eccola qui. Buongiorno, mi associo ai ringraziamenti che sono già stati presentati, e anche io sono lieta che la scuola abbia partecipato alla iniziativa di ricerca proposta, e naturalmente condivido quello che ha detto il collega Limongi sulla necessità di continuare a confrontarci col Dipartimento di Scienze Politiche per un ulteriore approfondimento, per una verifica della campionatura. Io vorrei fare molto brevemente una riflessione di natura pedagogica, perché visto che i dati sono sconfortanti relativamente alla cosiddetta mancanza di partecipazione giovanile ai percorsi della partecipazione politica, mi sento di dire che la partecipazione va elicitata ed indotta proprio come percorso pedagogico. La partecipazione si elicita attraverso la presentazione di esempi della partecipazione medesima. Ho notato prima nella campionatura il dato della discussione e del confronto dei ragazzi nella comunità dei pari, gli studenti, e nelle loro famiglie. Si tratta di quale tipologia di discussione però? Quella che probabilmente, è un dato empirico quello che fornisco, ma nasce da una attenta conoscenza del percorso educativo, perché sono a scuola da 30 anni. Qual è il dato di discussione nella famiglia sull'attività politica? Probabilmente il dato dinanzi alla trasmissione televisiva è il dato che alcuni mezzi forniscono. Molto raramente credo che i genitori si rechino ad un consiglio comunale insieme ai loro figli per manifestare concretamente, quindi nell'exemplo, l'impegno. Un dato che noi abbiamo analizzato quest'anno a scuola è stato sconcertante. Su 900 studenti, dunque 1800 genitori, la percentuale dei votanti genitori per la rappresentanza
democratica alla vita, quindi civile e politica della scuola, è stata bassissima, meno del 18%. Non è vero però che i ragazzi non siano interessati. Sono interessati attraverso strumenti della comunicazione nuovi, diversi. È chiaro che per la fascia giovanile, per il contesto tecnologico, siano portati alla dinamica del movimento piuttosto che a quello del sistema politico tradizionale. Sistema politico tradizionale che deve fare i conti con i mutamenti epocali. Il vivaio, e non esiste più l'alfabetizzazione nei gruppi giovanili. Il giovane liceale di 20 anni fa probabilmente partecipava alle attività politiche di quartiere, di settore. Oggi, in questo sistema che deve far riflettere i decisori politici e chi si occupa di questo per interesse culturale, le facoltà di scienze politiche possono poi darci delle indicazioni nella misura in cui noi come educatori possiamo intervenire. Noi come educatori interveniamo accogliendo con interesse estremo queste proposte, assolutamente notevoli e importanti per noi. Lo facciamo aderendo alle linee strategiche del Ministero sull'educazione alla cittadinanza e alla Costituzione e alla partecipazione, perché vengono lanciati dei programmi ministeriali ai quali noi partecipiamo e ricordo adesso con il collega Di Mongi, insieme abbiamo due scuole di Sapri, quindi una grossa comunità, realizzato uno straordinario percorso di avvicinamento dei giovani alla comunità politica di riferimento, il comune, io, all'Italia, perché abbiamo studiato il sistema organizzativo, siamo stati in Parlamento, siamo stati in Senato, fino ad arrivare in Europa e ricordo abbiamo visitato il Parlamento. Ultima considerazione, la conoscenza della Costituzione. Beh, io sono... ho sulla scrivania due o tre volumi, li tengo lì a scuola perché ogni tanto quando un allievo, penso che qualcuno lo possa testimoniare tra i presenti in sala, mi viene a salutare per qualche esigenza, io colgo l'occasione e leggo subito qualcosa, una frase. E qui la nostra Costituzione, rispetto al rapporto forte che c'è tra scuola e Costituzione, ci dice moltissimo. Ci dice nell'articolo 3 e 4 che cosa? Ci dice che la democrazia è un percorso della pedagogia sociale, perché ci dice che la Repubblica deve fare in modo da rimuovere gli ostacoli che non consentano eventualmente ad un ragazzo, ad un cittadino di sviluppare la propria personalità, e ci dice che è un dovere lo sviluppo di personalità per collocarsi adeguatamente nella comunità sociale di riferimento. Cioè ci dice la Costituzione, guarda giovane, guarda cittadino, che tu hai il dovere di essere attivo, presente per te stesso e per gli altri. In questo, nell'articolo 3 e 4, secondo me, c'è il fondamento della pregnanza costituzionale del sistema di istruzione pubblico italiano, perché poi nell'articolo 9 viene definita la promozione della cultura, della scienza, della tecnica e della valorizzazione del patrimonio, e successivamente negli articoli 33 e 34 della Costituzione si stabilisce il principio forte: la Repubblica detta le norme per il sistema di istruzione, la scuola è aperta a tutti e soprattutto la cultura, il pensiero, l'arte e la scienza sono liberi e libero ne è l'insegnamento. Bene, io penso che leggere questi pochi articoli con i ragazzi sia un contributo fortissimo a quello che ciascuno di noi può fare per interpretare e vivere la Costituzione. Accolgo l'invito del nostro sindaco, io la porto sempre con me e lo testimonio. Vi ringrazio enormemente. Grazie anche alla dirigente del Viseccane di Sapri, la professoressa Franca Principe. Sindaco, ovviamente un commento su questi dati, dopodiché se c'è qualche domanda ovviamente per i nostri docenti, sarebbe davvero bello che i ragazzi domandassero direttamente ai docenti qualcosa di interessante. C'è la nostra bella Carmen, facciamo un applauso a Carmen che ha il microfono che è pronto a lì. In conseguenza, se c'è qualche domanda da dover porgere, potete e dovete, secondo me, farla. Sindaco. Io resto direttamente a posto, anche perché in effetti i dati sono quelli, sono drammaticamente veri.
e le domande, le riflessioni dovrebbero darci, più gli spunti di riflessione dovrebbero darci più i ragazzi che hanno compilato il questionario, anche perché quando c'è colpa, se colpa c'è, è sicuramente della classe dirigente, non è di certo del modello dei giovani, tanto è vero che molti di loro parlano di politica in famiglia, quindi significa che tutte le altre istituzioni non attraggono, non hanno più appeal per la politica, e questo è un dato drammatico che andrebbe anche un po' visto nei vari territori d'Italia. C'è una netta differenza tra nord, centro e sud. Io ho seguito delle stagioni di formazione politica con tanti ragazzi nell'area centro-nord, difficilmente riusciamo a ricreare questi momenti di aggregazione, di formazione nella sud dell'Italia. Quindi, ma anche perché storicamente la politica non è stata vissuta da un punto di vista partitico oltre che politico, ed è proprio l'assenza della politica, tant'è vero che per tornare a De Gasperi, nel suo capolavoro all'indomani della Costituente riunì la parte popolare di Sturzo, di uno Sturzo, con i nuovi cattedrati della Cattolica, giusto a testimoniare l'importanza di portare insieme le due visioni politiche, con la novità che viene sicuramente data da un relazionarsi in modo diverso dalla politica da un punto di vista giovanile con quella tradizionale, ed è quindi da studiare, ma sicuramente non c'è una mancanza dell'uno o dell'altro, anche perché leggere il futuro con strumenti del passato non sempre è giusto farlo, e non sempre riescono a darci una chiave di lettura vera di quello che poi sarà il futuro, e in questo si ritrova, ecco, il concetto di Europa. Io interpreto la fiducia nell'Europa come fiducia in un sogno, perché oggi la classe scolarizzata ancora ha fiducia in quel sogno che è l'Europa, sogno che sta per essere annientato dai populisti. Tengono quindi il sogno europeo i ragazzi scolarizzati, gli altri ragazzi ovviamente già hanno una visione completamente opposta dell'Europa, la guardano con diffidenza, anzi la guardano come un momento di non crescita personale, non crescita di risposte. Poi in questo c'è la crisi ovviamente del dare risposte ovviamente della politica, perché ci si rivolge alle istituzioni, dall'istituzione base che è quella del sindaco, fino ad arrivare alle istituzioni regionali, anche per una questione di non vicinanza più con i parlamentari di riferimento, per chiedere sollecitare delle azioni, chiedere delle cose. La politica non riesce a dare delle risposte, anche perché le esigenze non sono più dimensionate a quelle che sono i nostri strumenti per dare delle risposte. Allora l'importante è riprendere il dialogo, il dibattito con tutti, per cercare di dare non proprio delle risposte, ma anche sicuramente una visione. Ecco, ristabilire quella riconnessione, la connessione sentimentale che era gramsciana, però andarla a coniugare con un'azione politica di breve termine, ma sicuramente con un'altra che è un occhio al presente e un altro al futuro. Grazie sindaco, un proprio saluto anche il sindaco di San Giovanni a Pino, l'avvocato Ferdinando Palazzo che ci ha raggiunto, un applauso anche per l'avvocato Palazzo. Tutti ovviamente questi risultati, correggono se sbaglio i professori, saranno consegnati ovviamente a tutti i sindaci, oltre che ai docenti e al Rotary Club, in modo da poter analizzare meglio tutto questo questionario. Ci sono domande, ragazzi, da poter fare ai docenti? Se qualche domanda? Ecco, oppure anche ai politici, a chiunque ovviamente. Ecco Carmen che si sta avvicinando. Chi fa la domanda si alza in piedi, si presenta. Dice quanti anni ha, da che scuola proviene. Buongiorno, sono Pablo Sparissis, ho 18 anni e frequento la quinta del liceo classico. Nella mia, seppur breve, carriera politica, prima nella scuola, quindi molto limitata, poi anche nel Salernitano, abbiamo cercato di fare un movimento che era apartitico, però non apolitico, perché risulterebbe impossibile. Nonostante questo, io mi sono interrogato molto su qual era la corrente di pensiero che più si avvicinava alla mia personalità e non ho trovato una risposta, né di destra né di sinistra. La mia domanda è: sono io in errore che non so ben pensare,
o è un mondo politico che non mi rappresenta più? Grazie. Chi vuoi che ti risponda? I docenti, per favore. Ok. Ecco, stanno pensando chi di voi deve rispondere, perché la domanda è forte. Ma la domanda è... Prima di tutto complimenti. Prima di tutto complimenti perché è bello vedere un ragazzo di 18 anni che si fa, che ragiona e che si fa una domanda sulla nostra storia, cioè su quella che probabilmente poi non riconosce come la sua. Noi siamo cresciuti in una distinzione, diciamo, destra, sinistra, poi sempre più sfumata, sempre più mediata, sempre... diceva prima il dirigente scolastico, effettivamente su certe questioni voi forse non siete preparati. In realtà prima vi si augurava un futuro come classe politica, come classe dirigente, io ve lo auguro. L'unica certezza è che voi diventerete cittadini e quindi comincerete a godere del più importante diritto politico, che sarà quello di votare. Quindi sarà un vostro obbligo conoscere il sistema elettorale e come funziona il nostro sistema politico, perché significherà fare una decisione, prendere una decisione, fare una valutazione e prendere una decisione. Non ti senti rappresentato, ti capisco perfettamente. Non è colpa tua, assolutamente. Ovviamente si arriva ad un certo momento nel quale molto influiscono anche, non so qual è stato il tuo percorso, che cosa hai letto, che cosa hai sentito, come ti sei informato e come hai provato a rispondere a quella domanda. Certo, per avere una risposta più completa avresti, come dire, dovuto avere il diritto di poter trovare un posto, uno di quei centri al quale faceva prima riferimento il sindaco, dove magari confrontarti su quella che vuol dire questa distinzione destra o sinistra. La cosa fondamentale però rimane che tu ti sia fatto la domanda e che soprattutto abbia dato una risposta. Se non mi sento rappresentato né da una destra né da una sinistra, questo non vuol dire che la politica non serve, questo non vuol dire che io non sono apolitico, ma cerco un mio spazio sul quale confrontarmi con i miei coetanei e poi da allargare sempre più, purché qualcuno abbia voglia di ascoltarmi e di capire che non è necessario schierarsi da una parte, ma è necessario partecipare alla politica. Qualche altro ragazzo, qualche altra domanda? Eccolo là, sempre il stesso discorso di prima, nome, età e da quale scuola proviene. E poi ovviamente chi vuole ti risponde, chi è rivolta la tua domanda. Buongiorno, sono Mirko Giuffuni, frequentante la quarta FM dell'Istituto Tecnico Da Vinci. Secondo concetto di Costituzione, giovani e legalità, che valore può avere la Costituzione per un giovane di oggi che non riesce a rispettare le minime regole? Grazie. Sempre i docenti? Sì. Ok. Solo una cosa, non riesce a rispettare i minimi le regole minime, la Costituzione o il giovane che non si sente proprio riconosciuto nella Costituzione, questo volevi intendere? Anche questa è una bella domanda, diciamo. La nostra Costituzione, allora io rifletto sempre, io insegno storia, va bene, una materia che molti giovani odiano, okay? Così come io odiavo ai miei tempi a scuola, poi sono diventato un docente di storia e di istituzioni politiche, quindi quasi il peggio del peggio, diciamo. Però a un certo punto c'è stata una frase che mi ha fatto cambiare questa percezione. Conosci la storia per decidere il futuro. Devi conoscere da dove veniamo se vuoi capire in che direzione vuoi andare e devi capire perché noi ci troviamo adesso in questa sala a discutere di queste cose.
Si è parlato tanto della nostra Costituzione. La nostra Costituzione è un capolavoro compiuto in un determinato momento della nostra storia politica ed istituzionale, laddove degli statisti, cioè delle persone veramente in gamba, ad un certo punto hanno fatto quella cosa che molti di voi hanno indicato nella risposta alle nostre domande. Cioè, sono fermati e hanno detto: a prescindere da quello che interessa a me e a prescindere da quello che interessa a te, sediamoci attorno ad un tavolo e scriviamo delle regole del gioco che possano andare bene per tutti. Va bene? Cioè, si sono fermati e hanno detto: se noi vogliamo vivere politicamente insieme, le regole fondamentali le dobbiamo decidere assieme. È come se noi volessimo organizzare una partita di calcio, ma le regole le fa soltanto una squadra. No, le regole vanno prima condivise assieme, poi quando c'è certezza di quelle regole si comincia a giocare. Giocare relativamente, perché parliamo della nostra vita quotidiana, questa è la politica, perché ci piaccia o non ci piaccia, la politica è questa. Ora, questa Costituzione che ti dico convintamente definisco un capolavoro è una Costituzione che comunque accusa in alcuni casi il peso degli anni. Non esiste niente di perfetto, tutto è perfettibile, perché nel corso degli anni più volte abbiamo provato ad aggiornare, come dire, a migliorare la nostra Costituzione. In alcuni casi ci siamo riusciti parzialmente, in altri casi non ci siamo riusciti, però ogni volta che ci abbiamo provato almeno si è aperto un dibattito su queste regole del gioco. Il punto è però che quando c'è un dibattito c'è chi deve partecipare a questo dibattito, e quindi anche i giovani devono avere la possibilità di dire: anche io voglio partecipare a questo dibattito. Certo, poi ti scontri con dei dati sconfortanti quando ad esempio tutti veniamo chiamati a prendere delle decisioni, ad esempio al momento del referendum, dove molto spesso le soglie di partecipazione sono bassissime. Allora la domanda, diciamo la risposta che ti posso dare è: la Costituzione va conosciuta, apprezzo molto quello che ha detto il sindaco prima e soprattutto il fatto di avervi fornito lo strumento cartaceo. Vi daranno una Costituzione, voi l'avrete tra le vostre mani, ma a quel punto la scelta sarà la vostra: buttarla, abbandonarla su uno scaffale o leggerla. Soltanto leggendola potrai conoscere i valori che ci sono in quella Costituzione e sapere come fare a modificarla, a renderla più attuale, a renderla più vicina a determinati valori. Sta di certo che, come vi dicevo, voi ormai siete cittadini. Il concetto di cittadinanza ormai dal 1789 presuppone dei diritti che sono sacrosanti, ma anche dei doveri che sono altrettanto sacrosanti. Il principale dovere di un cittadino è quello di partecipare a tutti i livelli alla vita politica. Grazie Presidente. Ovviamente più volte abbiamo detto che la Costituzione vi sarà consegnata, Lucia, ovviamente sarà la Costituzione per voi, perché non è che voglio pensare che siamo impazziti, non c'è la Costituzione, vi sarà ovviamente consegnata. Io direi che possiamo andare avanti, anche perché abbiamo ancora tante cose da dire. Più volte, a meno che non ci sia qualche altra domanda che cui vogliate ovviamente risposta. No, posso andare avanti. Più volte i presenti hanno parlato di una persona, di un discorso sulla Costituzione, un discorso fatto ai giovani da Piero Calamandrei. Durante questa mattinata più volte è stato nominato. Ebbene, grazie al dottor Pino Muscatello, che io invito a salire al leggio, mi serve il Mac. Allora, dicevo, grazie al dottor Pino Muscatello, noi possiamo ovviamente sentire questo discorso. Un attimo solo, dottore, anche perché il dottore, facciamogli un applauso perché è anche un navigato attore, il dottor Muscatello. Allora, ovviamente, cosa tecnica per la regia, ovviamente senza audio, il video in sottofondo. Eccolo qui, dottore, quando lei vuole. La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove.
perché si muova. Bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile. Bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità. Per questo una delle offese che si fanno alla Costituzione è l'indifferenza alla politica, una malattia dei giovani. La politica è una brutta cosa. Che me ne importa della politica? Quando sento fare questo discorso, mi viene sempre in mente quella vecchia storiellina che qualcuno di voi conoscerà, di quei due migranti, due contadini, che traversavano l'oceano su un piroscafo traballante. Uno di questi contadini dormiva nella stiva e l'altro stava sul ponte e si accorgeva che c'era una gran burrasca con le onde altissime e il piroscafo oscillava. E allora questo contadino impaurito domanda a un marinaio: ma siamo in pericolo? E questo dice: se continua questo mare, il bastimento fra mezz'ora affonda. Allora lui corre nella stiva a svegliare il compagno e dice: Peppe, se continua questo mare, il bastimento fra mezz'ora affonda. Quello dice: e che me ne importa? E non è mica mio il bastimento. Questo è l'indifferentismo della politica. È così bello, è così comodo. La libertà c'è, si vive il regime di libertà, c'è altre cose da fare che interessarsi alla politica. E lo so anch'io, il mondo è così bello, ci sono tante cose belle da vedere, da godere, altre che occuparsi di politica. La politica non è una piacevole cosa, però la libertà è come l'aria. Ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare, quando si sente quel senso di asfissia che gli uomini della mia generazione hanno sentito per 20 anni e che io auguro a voi, cari giovani, di non sentire mai, e vi auguro di non trovarvi mai a sentire questo senso di angoscia, in quanto vi auguro di riuscire a creare voi le condizioni perché questo senso di angoscia non lo dobbiate mai provare, ricordandovi ogni giorno che sulla libertà bisogna vigilare, dando il proprio contributo alla vita politica. Quindi, voi giovani alla Costituzione dovete dare il vostro spirito, la vostra gioventù, farla viverla, sentirla come cosa vostra, metterci dentro il senso civico, la coscienza civica, rendersi conto, e questa è una delle gioie della vita, rendersi conto che ognuno di noi nel mondo non è solo, che siamo in più, che siamo parte di un tutto, nei limiti dell'Italia e del mondo. Ora vedete, io ho poco altro da dirvi. In questa Costituzione c'è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre angosce, le sciagure, le nostre glorie, sono tutti sfociati in questi articoli. E a saper intendere, dietro questi articoli ci si sentono delle voci lontane. Quanto sangue e quanto dolore per arrivare a questa Costituzione. Dietro ogni articolo di questa Costituzione, o cari giovani, voi dovete vedere giovani come voi caduti combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, morti in Africa, morti per le strade di Milano, per le strade di Firenze, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa carta. Quindi, quando vi ho detto che questa è una carta morta, no, non è una carta morta. Questo è un testamento di 100.000 morti,
Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dunque, è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità. Andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. Parole molto, molto, molto significative. Allora, io nel frattempo vi invito per un breve saluto anche il decano del Rotary Club Sapio, per il professor, il preside Cesare Pifano. Vi dico che adesso entriamo poi nel discorso che riguarda il professor Remo Roncati. Si parla di Alcide Gasperi, ovviamente lui è uno dei migliori conoscitori, dedicato a tantissimi scritti ovviamente a De Gasperi, intervistato dal giornalista Antonio Manzo, direttore della Città di Salerno, un quotidiano col quale io mi sono pregiato di collaborare per tanto tempo. A questo proposito io voglio anche ringraziare il collega Vito Sansone della Città che è presente, la collega Emilia Cubucci e tutti gli altri giornalisti Golfo 3 e Golfo Network, tutti gli altri che sono in sala. Dunque un applauso anche alla stampa, ovviamente, che come sempre è vicina, perché è vero che la politica è importante, ma è vero anche saper comunicare ciò che accade. Allora, senza gli organi di stampa, diversamente le cose poi escono all'interno dei convegni, correggetemi se sbaglio. Professor Pifano, dopodiché ovviamente sarà la volta dell'intervista del dottor Antonio Manzo al professor Remo Roncati, che presenterà un libro, Verso la giustizia sociale, le ragioni di Alcide De Gasperi. Ma per ora, professor Cesare Pifano. Saluto brevissimo, lapidario, tacitiano. Serve il mio saluto anche per offrire il passaggio all'intervista che il professor Remo Roncati farà insieme con il carissimo Antonio Manzo, direttore della Città di Salerno. E un ringraziamento importante a Rotary oggi, qui insieme all'amministrazione comunale, ai dirigenti delle scuole, qui a Sapri, nel Golfo di Policastro, in questo arco di Mar Tirreno che viene meglio conosciuto geograficamente e storicamente come il Cilento, dove nella prima metà dell'Ottocento già si respiravano gli aneliti alla libertà, alla dignità della persona e all'indipendenza. Questo Cilento che poi si innesta in un'aggregazione geografica, etnica, culturale, sociale e civile, che è il meridione d'Italia, per il quale all'indomani appunto del momento costituente furono fatti molti provvedimenti speciali che ahimè non ebbero quell'adeguata realizzazione che poteva ridisegnare la storia del Mezzogiorno d'Italia. Ai carissimi giovani studenti che con attenzione e con grande intelligenza partecipativa sono qui oggi, ricordo essi che sono stati per oltre un quarantennio oggetto delle mie premure e attenzioni educative, dico che essi devono conoscere la Costituzione, devono amarla. Questa Costituzione della quale celebriamo il 70° genetriaco, ma che lo ricordo a tutti, fu l'unico momento realmente costituente di tutta la storia nazionale italiana. Questa Costituzione essi la devono conoscere, la devono interpretarla nel migliore dei modi, farla proprio propria, perché essi siano un punto di riferimento nella costruzione futura di questo nostro meraviglioso meridione, che ha bisogno del vostro aiuto per rimuovere e rinnovare quelle sorti progressive delle nostre contrade alle quali i nostri genitori offrirono i loro sacrifici e le loro energie culturali e spirituali. Grazie. Ringrazio il decano del Rotary, il preside Cesare Pifano. Io invito dunque i due docenti del Federico II di Napoli
professor Franco e il professor Luisa ad abbandonare, tra virgolette, momentaneamente il palco per lasciare lo spazio ovviamente al dottor Antonio Manzo, che accolgo con un applauso, il direttore della città di Salerno, diciamo un quotidiano con il quale mi prego di collaborare, una grande famiglia, che intervisterà, e anche qui ci vuole l'applauso, il professor Remo Roncati. Parlerà del libro Verso la giustizia sociale, le ragioni di Achille Gasperi. Ragazzi, davvero ascoltate quest'uomo e ascoltate quello che ha da raccontarvi su Achille Gasperi, ascoltatelo anche e soprattutto perché è davvero simpaticissimo. Facciamogli un applauso come si deve. Questo è tutto per voi. Grazie, grazie a voi, buongiorno. Grazie a chi ci dà questa opportunità questa mattina di parlare con il professor Remo Roncati di questo bel libro che ha fatto su Achille Gasperi. Voi sapete che il programma doveva essere diverso, ma nella vita non sempre tutto riesce come sono i nostri desideri. È chiaro che mandiamo un carissimo saluto, innanzitutto di buona salute, alla signora Maria Romana De Gasperi. E soprattutto vorrei che alla signora Maria Romana De Gasperi non arrivasse solo il nostro saluto, ma arrivasse anche questo bel lavoro prodotto dal professor Massimo Franco e dal professor Gianluca Luise, che io ho appena visto stamattina, e che veramente con rigore scientifico ci porta a considerare l'atteggiamento e la valutazione dei giovani rispetto al mondo della politica. Spesso noi siamo vittime di giudizi molto semplificativi sulla non partecipazione, siamo protagonisti anche noi di analisi piuttosto superficiali sul rapporto tra i giovani e la politica, ma credo che questo rigore scientifico dei due docenti napoletani li metta in movimento, almeno in questo pezzo significativo del Mezzogiorno d'Italia, un dibattito fondato sui numeri. Non solo sui numeri, ma sulle aspirazioni che possono essere ridotte dai numeri, sulle riflessioni che possono essere ridotte dai numeri e sulle analisi che siamo costretti a fare perché muti il rapporto tra i giovani e la politica, e soprattutto non vi sia più quella zona grigia, quella zona d'ombra che spesso induce i giovani a rifuggire dal rapporto con le istituzioni e con la politica. È chiaro che politiche di istituzioni hanno moltissima responsabilità nel grado di accoglienza che hanno avuto per il mondo giovanile in una fase nella quale, non essendoci stata la spinta della contestazione sessantottina come avvenne 50 anni fa, non essendovi stata un aggancio delle istituzioni con la reale attesa e aspettativa dei giovani, avendo passato anche il tempo della non politica, non escludendo la invasività, la corrosività della questione morale nell'esercizio dell'azione pubblica, è chiaro che i giovani un po' alla volta se ne sono andati da questo momento. Però la cosa che è bella di questi giorni, in occasione delle celebrazioni dei 70 anni della Costituzione, è che vengono alla luce personaggi che erano stati un po' dimenticati dalla storia e dall'oblio costante di una contemporaneità che non riesce a produrre, starebbe a dire, giganti di quelli che abbiamo studiato e conosciuto. Io non so se è stato il professor Massimo Franco o il professor Gianluca Luise a dichiarare la sua, diciamo, avversione un po' innata per la storia, non so chi dei due, però c'è stato esattamente. Però il professor Luise, io regalerò, lo spedirò a Napoli, un bellissimo libro di Marc Bloch, il fondatore degli Annales francesi, che a un certo punto di questo libro straordinario scrisse La storia e scienza del cambiamento. E detto da questo grande, straordinario storico del Novecento,
100, credo che possa essere perfino trasmesso ai giovani per far capire loro che la storia non è un dato da mettere nel congelatore della memoria, ma probabilmente è un artificio costante per ricondurre l'oggi alle ragioni del passato nella prospettiva del futuro, come lei ha detto, costretto a dover riprendere i libri di storia per l'esercizio accademico di docenza di storia delle istituzioni. Comunque è interessante perché come professore Remo Roncati ha riscoperto, cioè ha studiato questa figura di Alcide De Gasperi, del quale almeno in questi giorni si sente un po' echeggiare il nome. Ieri c'è stato un simpatico articolo di un esponente politico che ricordando De Gasperi dice oggi lo celebrano, ai suoi tempi lo prendevano a calci nel sedere. È un po' il contrappasso della storia, è un po' la genesi della storia che ritorna. Il professore Roncati ha pubblicato questo libro con edizione Solfanelli, che ha anche il merito, questa edizione abruzzese, di aver pubblicato altri libri su altri significativi padri costituenti, tra cui quello su Giorgio La Pira, un domenicano alla Costituzione. Ma quello che a noi interessa oggi è capire la figura di Alcide De Gasperi. La nostra intervista non sarà lunghissima, sarà quasi a tempi televisivi, diciamo 7-10 minuti massimo, con un bel domanda e risposta che mi auguro abbia poi il riscontro della vostra attenzione, che ringraziamo anticipatamente. Non ci sarà convegno ricordato nella storia per il funzionamento perfetto dei microfoni, state tranquilli, non è che stamattina il mio amico Vincenzo Basato ci ha dato una sola. Siamo perfetti. Saluti a tutti i ragazzi, veramente li saluto con il cuore. Sì, lo meritano. Sì, io volevo veramente ringraziare tutti, ma in particolare i giovani e i dirigenti delle scuole che hanno consentito effettivamente ai due docenti della Federico II di fare questo studio che è molto importante. Devo dire che oggi mi sono arricchito, ma credo un po' tutti ci siamo arricchiti, perché ci ha fatto riflettere, ci fa riflettere su molte problematiche che in parte conosciamo, ma in parte non ne siamo a completa conoscenza. Grazie professori davvero per le spiegazioni che ci avete dato, grazie ai due giovani per le interrogazioni, ma vorrei dire grazie in particolare al procuratore Refuzzo che ha dato un dato molto importante, è vero, sul fatto che non si insegni più la Costituzione nelle scuole medie ed è stato un gravissimo errore. Grazie davvero, perché sono, voglio dire, ho 42 anni della mia vita scolastica, è stata nella scuola, ho dato la parte migliore della mia gioventù in Somalia con gli alunni somali e quindi, come dire, ho vissuto intensamente e vivo, e ho vissuto e vivo i problemi della scuola e sono d'accordo con il procuratore Russo, quale dice che bisogna studiare, non si può fare discorsini così, bisogna studiare, farla capire ai giovani, ecco perché sono anche lontani dalla politica. E ringrazio davvero tutti. Ho scritto solo 3 libri su De Gasperi perché, devo dire la verità, ho ricevuto tanta documentazione
tanta documentazione dalla figliola, da Maria Romana De Gasperi, la quale sono legato da grande affetto, dal team, e mi sono avvicinato anch'io molto, ho imparato anch'io moltissimo, perché noi siamo partiti, sapete, da una situazione che ecco la storia, che molti italiani hanno dimenticato. Per esempio, una cosetta piccola, piccola, piccola. De Gasperi, appena arrivato al governo, telefona al sindaco di New York, che era un italiano, un italoamericano, e dice: guarda, non abbiamo più grano, non abbiamo più farina, fra pochi giorni milioni di italiani rimangono morti di fame. I giovani queste cose purtroppo non le sanno, siamo usciti da una situazione di miseria assoluta. Dopo pochi giorni arrivarono molte navi piene di farina e di grano, cioè noi dobbiamo molto a quest'uomo, il quale affrontò situazioni drammatiche. E tutti abbiamo ora presente da qualche giorno il discorso che fece a Parigi, eccetera, ma dietro un paese distrutto. Quindi è l'uomo della ricostruzione, è l'uomo che ha dato tanto per l'Italia. Professore, quando è che ha conosciuto De Gasperi? Io ho conosciuto De Gasperi personalmente nel 1951. Sono stato ospite della casa De Gasperi. Cioè 3 anni prima che morisse. A Borgo Val Sudano. Sì. Lui nel 51 era già un po' fuori dalla politica. E era quasi fuori, perché sarebbe un po' drammatica la cosa raccontarla. C'era stata una piccola congiura di palazzo. No, diciamola tutta. Il grande Alcide De Gasperi è fatto fuori dai suoi amici di partito. Dopo aver fatto tanto, aver fondato un partito, dopo aver creato, come dire, le condizioni per impedire che l'Italia diventasse un paese a sovranità limitata, perché il 18 aprile ha rappresentato questo. E, come dire, l'Europa era ridotta a niente, anche la Francia era in una situazione molto altalenante, e grazie al 18 aprile, alla vittoria, diciamo, dei partiti di centro, della Democrazia Cristiana, che si ferma l'avanzata, come dice, del comunismo di Stalin. Perfetto. È la verità. Un attimo solo. No. Scusate. Lei ha questo primo incontro con De Gasperi nel 1950. Sì. Lo incontra a Borgo Val Sudano, insieme. Perfetto. Lui dove vive? In una casa? In una casa della moglie. Lui non aveva nulla. Lui in tutta la sua vita non ha mai avuto nulla. Come arrivò a De Gasperi? Come lei arrivò? Ma io sono parente attraverso una zia, prima cugina della moglie. Perché fui portato da De Gasperi e sono rimasto in ottimi rapporti con la famiglia. Lei è vividissimo con la memoria, si ricorda che cosa accadde quel giorno? Allora sì, mi ricordo. De Gasperi aveva lottato una vita durante, diciamo la verità, De Gasperi fu da giovane, e fece quasi sindacalista, andando con i lavoratori a difendere i segantini, quelli che tagliavano gli alberi, a difendere i ferrovieri, eccetera. Fece tanto in Austria e in Italia e nel Trentino. De Gasperi si ritrovò arricchito, secondo me, dal fatto che non solo diresse un giornale che portò a grande tiratura, ma diventò deputato al Parlamento austriaco, il più giovane deputato al Parlamento austriaco, ed ebbe contatti molto molto interessanti, ecco perché i giovani dovrebbero sapere queste cose, con i deputati polacchi che facevano parte dell'impero austriaco, con gli austriaci, con gli ungheresi, con tutte le varie nazionalità che facevano parte dell'impero. Quindi ebbe modo di studiare moltissimo e
di capire quali erano le esigenze. D'altra parte lui lottava per una piccola provincia, che era il Trentino. E nel Trentino una delle cose fondamentali che chiedevano era l'autonomia. Ecco perché vorrei arrivare. Una delle prime domande che mi fece, io sono di origine siciliana, mi domandò: ma l'autonomia in Sicilia come va? È stata una grande conquista. Dovetti onestamente dire, probabilmente tra le mie esperienze giovanili, disse: sa, noi in un primo momento avremmo avuto bisogno di un decentramento amministrativo. Sto facendo una confessione. Ho detto questo, ho detto avremmo avuto bisogno più di un decennio perché ancora non siamo all'altezza dell'autonomia. E lui mi rispose: noi abbiamo lottato tanto a Idrup, perché la regione là era, anche lui era deputato a Idrup, abbiamo lottato tanto per ottenere l'autonomia perché nei comuni trentini erano molto attenti alle entrate, alle uscite, a ciò che si faceva nei loro comuni. Cosa che è una conquista, anche questa democratica. E dice: noi abbiamo lottato sempre per due cose, per la democrazia e per la libertà. Senza libertà, ecco qua il discorso che ha fatto Calamandrei, senza libertà non si fa nulla. Quindi, e sì, dal 52, perché io lo chiamerò. Professore, lei ritornò da questo incontro con De Gasperi con l'idea di continuare a studiare, di continuare a lasciare. No, devo dire onestamente, io l'Animus ho avuto sempre l'Animus del missionario, diciamo, laico, e me ne sono andato in Somalia partendo i semi della civiltà cattolica, romana, Italia. Il merito di Gasperi storicamente risiede di più nel 18 aprile 48 o nella fase della ricostruzione del paese? De Gasperi ha il grande merito di avere affrontato delle problematiche più grosse. La ricostruzione del paese si deve al fatto che l'Italia, intanto andando in quel viaggio in America, riuscì a ottenere dei crediti, perché ancora l'Italia era niente e nessuno. E il viaggio, il primo viaggio dove ci va con un cappotto prestato. E l'Italia era un piccolo paese, lui andò non invitato dagli Stati Uniti, ma invitato da una fondazione, fece tutto un giro negli Stati Uniti finché poi riuscì a parlare, il segretario di Stato era il missionario, riuscì a parlare appena con Truman. Però ottenne, nei discorsi che fece, riuscì a essere convincente, l'Italia era un paese che poteva farcela. L'Italia era un paese che voleva risorgere, l'Italia era un paese che aveva grandi possibilità. Voi ci dovete aiutare economicamente, noi con prestiti, e ottenne dei grandi prestiti. Ecco, sì, e allora io mi permetto di soccorrerla, sì, con una testimonianza. Dopo il viaggio di Gasperi in America, l'Italia ottenne dalla Banca Mondiale un grande finanziamento che poi consentì la ricostruzione. A firmare in America per questo finanziamento della Banca Mondiale andarono l'allora governatore Menichella e accompagnato da un giovanissimo manager di Stato che si chiamava Gabriele Pescatore. Esatto. Grande poi. Oltre novantenne, Gabriele Pescatore, in un'intervista che mi rilasciò qualche anno prima che morisse, mi raccontò una straordinaria testimonianza che io voglio soprattutto consegnare ai giovani. Menichella e Pescatore, prima di partire per l'America, fecero... State attenti, giovanotto, perché è importantissimo, sapete, un passo avanti. Un patto di amicizia, ma fondato su una cosa
apparentemente irrilevante ma di grande significato, si dissero: Giorgio, noi andiamo in America, noi dobbiamo fare il patto che mangeremo una volta al giorno. E disse Menichella: ma perché? Dice: guarda che noi dietro lasciamo gente che ha fame, lasciamo l'Italia distrutta e lasciamo l'Italia delle macerie. Questa testimonianza acquisita direttamente da Gabriele Pescatore mi consente di dire oggi che questi esempi di classe dirigente, questi esempi della storia, può essere ancora scienza del cambiamento, visto che gli esempi degli uomini possono costruire, e con l'aiuto della misericordia di Dio pure i politici possono cambiare. Che cosa l'ha colpita di più nell'esplorazione di questa campagna elettorale che 70 anni fa, nel 1948 ad aprile, fece a uccidere Gasperi, che fu, diciamo, il protagonista di questa... E devo dire onestamente, a distanza ora di tanti tanti anni, che in fondo, in particolare nel sud, ma anche nel nord, c'erano quasi due Italie. Da una parte c'era, e si è cercato di nasconderlo, c'era un'organizzazione armata pronta a fare la rivoluzione. Infatti sono trovati poi migliaia di fucili, migliaia di carri armati, cose incredibili. E c'era un'Italia onesta che voleva vivere, che voleva costruire, che voleva rimettersi. De Gasperi era il galantuomo, la persona per bene, che ebbe fiducia negli italiani, ebbe sempre fiducia negli italiani. C'è una lettera bellissima che scrive alla figlia Lucia, dove gli dice, lei dice, scusatemi, finché l'Italia crederà in Dio, state tranquillo che l'Italia si salverà sempre. Cioè lui è un uomo che è pieno di speranze per l'Italia, sempre. Spiritualità e politica, fede e politica furono uniti sempre in lui. Era un cattolico convinto, ma nello stesso tempo un liberale convinto, un uomo moderno, chiuso, come dire, che superò i vecchi confini del cattolicesimo di allora, e ha delle concezioni nuove. Per esempio l'Europa nasce innanzitutto da lui, è lui che parla con Schuman per la prima volta e con Adenauer, è lui che li invoglia e capisce le reazioni che ci sono nel mondo politico sia in Italia che all'estero. Che l'Italia, De Gasperi dice, la Germania deve risorgere, la Francia deve risorgere, ma innanzitutto dice, devono risorgere come Europa federata. Dobbiamo perdere un po' di sovranità, ma deve esserci un'Europa federata, unita politicamente, con un esercito. Innanzitutto, infatti, c'è tutto come un lavorio che fece, perché nella benedetta... esercito comune europeo, venisse inserito un articolo dove si diceva, l'articolo 37, dove si diceva che dovevamo fare un'Europa federata politica. Sì, c'erano delle fasi della CECA, eccetera, anche lui fu il presidente, ma ci sono dei discorsi fatti da De Gasperi in varie sedi, meravigliosi, perché capì che era ora di finirla con queste guerre intestine infami, stupide, tra europei. In fondo, che cosa fu la guerra del 40, che cosa fu la guerra del 19, eccetera, eccetera. Tutte guerre dove migliaia di europei si sono ammazzati inutilmente, si sono indeboliti, l'Europa è uscita fuori distrutta economicamente e anche politicamente. Cioè lui aveva ben chiaro questi. E all'ultimo, me lo raccontava la figlia, non più tardi ieri l'altro, mi raccontava che il padre, piangente, telefonava
a Fanvani e a Scelba dicendo: mi dispiace non poter essere io presente perché c'era la Francia che non voleva più questo esercito comune europeo e quindi questa Europa federata. Mi dispiace non poter essere presente perché se fossi presente mi terrei fermo per ore finché capiscono queste idee che sono giuste. Basta con queste guerre. Avevano ragione, devo dire la verità, anche perché dice Giotto. Nel 14 avevano ragione i papi quando dicevano queste sono guerre carneficine inutili, sono distruzioni inutili. Quindi lui aveva questo senso della pace molto vivo. Professore, i ragazzi accompagnati dai loro insegnanti acquisteranno il suo libro, non è meglio. Vedremo come arrivare. Vediamo, le faccio un'ultima domanda che è anche una risposta molto semplice per me. Se dovesse consigliare ai giovani la lettura di una lettera di De Gasperi ai familiari, quale consiglierebbe? Io consiglierei, ci sono alcune lettere fatte dal carcere alla moglie, stranamente, dove mette in luce la continuità del suo pensiero spirituale e politico, perché lui è un innamorato della Rerum Novarum. È un innamorato al 14° anno, cioè di due encicliche fatte tra due papi diversi, Leone XIII e XI. Ed è sempre favorevole all'elevazione culturale, morale, sociale dei lavoratori. Cioè il suo pensiero era la giustizia sociale. Libertà e giustizia sociale, libertà e giustizia sociale. Ci sono lettere dal carcere. Alcune lettere, sono un piccolo libretto uscito alla moglie, che sono di un arricchimento, vorrei dire, morale, culturale, enorme. Grazie. Siamo lontani verso la giustizia sociale della giovane di Alcide De Gasperi. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie. Grazie mille al dottor Antonio. Un attimo di pazienza ancora, anche perché ci sarà nel cinema. Abbiamo finito, ragazzi, abbiamo finito, però purtroppo alcune cose hanno i loro tempi. C'è la consegna delle costituzioni nel cinema. C'è anche una consegna di alcuni omaggi. Dunque, le ragazze del Da Vinci, del turistico, possono cominciare a distribuire le costituzioni. Poi reinvito sul palco il presidente del Rotary Club, il dottor Enzo Casale, i docenti della Federico II, così come il sindaco di Sabato, che tutti ha espresso anche il desiderio di voler fare un selfie con i ragazzi, con le costituzioni. Dunque aspettiamo prima di andare via. Nel frattempo ci sono degli omaggi da consegnare. A questo proposito vi chiedo un applauso anche per chi ha lavorato tanto e bene per questa giornata. Dietro le quinte, ovvero la dottoressa Antonella Camardo, facciamo un applauso anche per lei che ha organizzato tutte le mini dettagli. C'è Chiara, dov'è Chiara? Eccola qui. Allora, io invito a salire sul palco per il ritiro di questi omaggi. Non credo ci sia il Monsignor De Luca, dunque vado avanti. Il dottore, procuratore della Repubblica di Lagoreto, il dottor Vittorio Russo. Con un applauso. Vi ripeto, 5 minuti andiamo via. Il tempo di consegnare questi omaggi e di fare una foto tutti insieme qui sotto. Dottor Russo, mettiamoci davanti così. Ragazzi, gli applausi bisogna farli però, perché siamo alla fine, quindi sempre bravi, mi piace. Se bisogna andare a prendere turno e tutto, bisogna velocizzare, quindi se voi mi aiutate, aiuto voi. Grazie dottor Russo. Sindaco di Sapri, Antonio Gentile, che lo abbiamo già messo in mano. Così. Allora, più applausi fate e più giuro che la cosa si velocizza, quindi mi raccomando. Se siete lenti non si velocizza, se siete mosci. Reinvito ancora sul palco il professor Remo Roncati, che oltre
soprattutto ritira anche l'omaggio della signora De Gasperi. Ma in fondo come sono contenti di applaudire, in fondo sono contenti, anche perché bisogna essere anche poi così con i ragazzi, perché comunque una cosa voglio dirla, ragazzi, una cosa voglio dirla, a parte ovviamente adesso che siamo un po' stanchi, un applauso fatevelo voi perché siete stati molto bravi. E non è da tutti, non è cosa usuale che tanti ragazzi prestino così attenzione ad un tema del genere, mi corregga se sbaglio. Don Andrea la regina, dov'è? L'ho visto, eccolo qui. Ragazzi, senta musica, andiamo via. Don Andrea la regina. Eccolo qui, sta salendo. Per fare la difficoltà andando dall'altra parte, Don Andrea la regina, però. Grazie Don Andrea. Il direttore della città di Salerno, dottor Antonio Manzo. Io dico stesso che quello che so fare lo so fare soprattutto grazie alla scuola che ho fatto alla città di Salerno per tanto tempo. E a proposito di stampa, quando ho nominato prima la collega Emilia Cobucci, voglio precisare che lavora per Onda News, quindi è giusto che sia così. Grazie dottor Manzo. Grazie dottore. Poi abbiamo sul palco, ricordate il discorso, la proporzione tra applausi, velocità, selfie e uscita, ricordatela sempre. Il professor Franco Massimo, ci ho messo 3 ore di convegno però ho capito qual è il nome e qual è il cognome. Il professor Gianluca Luise, da dove non credo ci siano dubbi. Allora, devo dire che il professor Luise, docente, che potrebbe essere anche uno dei futuri docenti di questi ragazzi, ha riscosso grande successo. Comunque le risposte, non il professor Luise. Se ne ricordi alla Federico II l'anno prossimo. La professoressa Franca Principe, dirigente scolastico del Pisacana. Ragazzi, avete la Costituzione, sì? Cominciatevi ad avvicinare sotto, quindi. Il professor Corrado Limongi. Allora, all'applausometro, professor Limongi sta battendo tutti. Tutta gente che deve essere ammessa agli esami, quindi... Mi correggo se... giusto? Tutta gente che deve essere ammessa agli esami. No, l'anno prossimo, vi portate avanti con il lavoro. E un applauso anche a questo signore qui, Enzo Casale, e al Rotary Club, Sacro Corso di Policastro. Una delle realtà più belle e soprattutto mi permetto di usare un termine che potrà sembrare strano ma vi assicuro che non lo è, lo vivo da qualche anno, più belle e più giovani, perché hanno idee soprattutto per i giovani, sono vicine alla gente. Un applauso al Rotary Club. Allora ragazzi, avviciniamoci tutto sotto, scendiamo e facciamo questa foto col sindaco, se no non mi fa andare via. Bisogna fare questo selfie, giusto sindaco? Allora, nel frattempo che ci prepariamo per la foto, quindi avvicinatevi ragazzi, in piedi, non seduti. Io chiamo il dottor Oliveto, dov'è il dottor Renato? L'ho perso, eccolo qui. Dottore, chiedo scusa ma nelle cose da fare mi stava sfuggendo di farle fare un saluto. Ragazzi, venite, ricordate la proporzione, foto, selfie, applauso, velocità e usciamo dal cinema. Quindi avvicinatevi più sotto, però prestate anche attenzione alle parole di questa persona, il dottor Oliveto, governatore. Non sono governatore, io sono il governatore che mi ha incaricato di portarvi i suoi saluti. Complimenti al presidente Enzo Casale, un saluto particolare volevo farlo al PDG Marcello Fasano, al presidente del Rotary Club di Lauria e ai soci del Rotary Club di Riviera dei Ciechi. Grazie. Grazie a lei. Allora, avvicinatevi, avete la Costituzione in mano, quindi possiamo anche alzarla, avvicinatevi. Sindaco, dove sei? Dov'è il sindaco? È svenuto, dove? Scendi sotto? Ok. Allora scendiamo sotto, invito anche i docenti e i dirigenti scolastici a scendere.
Allora, tutti giù. Allora, sono due momenti, quelli della foto istituzionale per il Rotary Club. Abbiamo il fotografo ufficiale da qualche parte, dov'è? L'ho visto prima. Ragazzi, avvicinatevi, avvicinatevi, avvicinatevi. Il signor Cangiano, che ho visto che prima ha fatto tante foto, dov'è? Signor Cangiano, dov'è? Si è perso, eccolo qui. Una foto a tutta la comitiva, con i ragazzi dietro. Dopodiché, siccome il sindaco è giovane, vuole fare il selfie, di conseguenza, dopo questa foto istituzionale, c'è il selfie del sindaco che mi sta contestando da quando siamo arrivati. Voglio fare un selfie, c'è anche il capitano che può confermare questa cosa, quindi, giusto, giusto capitano, quindi non dico più giù. Procuratore Russo, una foto anche là e tutti qua insieme. Allora, capitano Venditti. Aspettate un secondo, giriamoci, ecco qua. Ci sono due fotografi, uno è molto carino e uno è molto bravo. Ecco, uno è bravo e carino, uno è soltanto bravo, dai. Ok? Allora adesso ragazzi, Costituzione su. Tutti dietro, Costituzione su. Procuratore, si giri, procuratore. Procuratore Russo, dove va? Vabbè. Ci siamo, eccolo qua. Ok, abbiamo fatto anche questa cosa qui. Grazie davvero a tutti e grazie al Rotary Club, salve colpo di Policastro, e grazie a questa splendida struttura che il Cineteatro Ferrara magistralmente gestito, come sempre dico, dai fratelli Mantova e dalla Graficamente. Alla prossima.